In studio Katiuscia Carpentieri. Buonasera dalla redazione, buonasera, bentrovati ad una nuova edizione di MTG in Sicilia per verificare di persona l'iter di diversi cantieri. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha incontrato la stampa, ha affrontato diversi argomenti che riguardano soprattutto gli aeroporti e le ferite aperte, come il raddoppio della Ragusa-Catania, con una speranza che arriva, come già detto nelle scorse edizioni, dal precipe. Tutti i dettagli da Sara Donzuso. Giornata ricca di appuntamenti per il ministro delle Infrastrutture Toninelli in Sicilia, nella Sicilia orientale fra Catania e Messina. Diversi sopralluoghi stamattina, si è parlato del raddoppio della Catania-Palermo per quanto riguarda appunto la linea ferroviaria, nel pomeriggio altri sopralluoghi in altri cantieri. Argomenti importanti: la Catania-Ragusa, la Siracusa-Gela e poi il sistema aeroportuale siciliano. Catania è un aeroporto di straordinaria importanza non solo per la Sicilia ma anche per l'Italia. Ci preoccupa certamente l'idea di privatizzare, di dare delle quote di maggioranza che oggi sono i soci tutti pubblici, soggetti tutti pubblici, a dei privati. Ovviamente non possiamo fermare le loro istanze, ma possiamo imporre delle regole di controllo maggiori e migliori, che significa non svendere degli asset strategici italiani e siciliani al primo che passa perché vuole fare speculazione. Chi vuole investire qua lo può fare, ma l'obiettivo è creare occupazione e benessere in Sicilia. C'è anche l'aeroporto di Comiso che resta forse una ferita aperta perché non decolla come dovrebbe. Si pensa a un'unica società di gestione comunque per la Sicilia? Allora, certamente dobbiamo pensare a un sistema di gestione degli aeroporti in Sicilia. Più si rilancia l'aeroporto di Catania e più può fare sistema anche l'aeroporto di Comiso. Certamente oggi l'idea è fare anche intermodalità, perché se ognuno pensa per se stesso e non fa un sistema con gli altri e non fa un sistema con gli altri mezzi di trasporto, io penso che andremo incontro solo a delle perdite in termini di passeggeri, in termini economici. Una continuità territoriale per la Sicilia, la Sardegna ce l'ha, la Sicilia non può permettersi di prendere un aereo all'ultimo momento. Ma voi avrete visto che nei giorni scorsi abbiamo firmato una delega per il presidente della regione siciliana Musumeci per gestire la conferenza di servizi per la continuità. Significa che anche su questo se ci teniamo molto, perché se ci sono, e ci sono, prospettive di crescita enormi in termini di passeggeri per il trasporto aereo, io penso che la Sicilia sia una delle regioni che più di tutte le altre debba accogliere questa opportunità, e con la continuità territoriale diamo una mano a questo slancio. La Sicilia ha bisogno di infrastrutture nuove, ha bisogno di attenzione. Possiamo citare tanti esempi, quello da vicino che più ci interessa è la Catania-Ragusa con il precipe che dall'ok si aspetta il 4 aprile. Sì, diciamo che tra i tantissimi dossier che stiamo lavorando, quello della Catania-Ragusa è uno di quelli che ci sta impegnando di più, non le nascondo. Eredità complessa, stiamo costantemente andando avanti con l'interlocuzione. Io penso che nella CIPE dei primi giorni di aprile, probabilmente il 4, ci possono essere novità. Siamo costanti, abbiamo fatto sedere al tavolo tutti gli interlocutori, da Bonsignore fino ovviamente ad ANAS. Abbiamo ricevuto l'assessore la scorsa settimana siciliano. Siamo aperti alle soluzioni migliori. Ovviamente non vogliamo creare un'infrastruttura che poi gravi sulle spalle dei siciliani, come magari è già accaduto al nord, dove si fa un'infrastruttura il cui costo, la cui sostenibilità economica è tale per cui che si deve far aggravare sui costi. Non la vogliamo fare in questa maniera, vogliamo farla bene e che non costi troppo per chi utilizza quell'infrastruttura. Ed in merito alla continuità territoriale interviene con una nota stampa il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. L'aeroporto di Comiso, dice, sarà collegato a Roma con due voli giornalieri e con Milano con un volo giornaliero. Se i tempi saranno rispettati, il triennio che va dal 2020 al 2023 non solo vedrà questi voli che il territorio ci chiede da tempo e di cui chiede tale frequenza, ma sarà possibile la scontistica prevista proprio dal progetto di continuità territoriale concertato tra il Comune e la Soaco. Il passo successivo, dice ancora Maria Rita Schembari, sarà il visto del Ministero che a sua volta invierà tutto alla Commissione Europea che darà il suo benestare. Crediamo che non ci sarà una dilazione sui tempi previsti, per cui siamo fiduciosi sulla tempistica prevista, ha concluso il primo cittadino.
E adesso parliamo del treno che questa mattina è partito da Siracusa in viaggio per il sud con i dirigenti della CISL, CGIL e della UIL. Il treno da Siracusa ha raggiunto Ragusa passando da Modica per mettere in evidenza quanto questa zona della Sicilia sia distante dal resto del paese. Il segretario generale della UST CISL Ragusa Siracusa Sanzaro dichiara: è una situazione pesante, si intervenga presto. Sindacati uniti in protesta per evidenziare quanto la rete ferroviaria del Sud Oriente sia deficitaria, nello specifico il percorso Siracusa-Gela. Lasciando da parte la polemica legata all'autostrada, i sindacati hanno voluto evidenziare come non si possa avere un reale slancio in riferimento anche all'evoluzione delle macchine, percorsi ferroviari carenti, ma anche gallerie troppo piccole per permettere il passaggio dei nuovi treni che godono di energia elettrica. Una protesta alternativa, quella proposta oggi dai sindacati. CGIL, CISL e UIL infatti si sono dati appuntamento a Siracusa, dove hanno preso il treno per arrivare a Gela per evidenziare le carenze strutturali del percorso ferroviario. Un percorso, quello fatto questa mattina dai sindacati, che ha visto anche la partecipazione di tanti turisti che hanno preso parte inconsapevolmente ad una protesta pacifica. Insomma, una realtà deficitaria quella del Val di Noto, anche perché è proprio quel perimetro ad essere coinvolto da questa rete ferroviaria. Una rete che potrebbe avere anche margini turistici e potrebbe promuovere un percorso volto alla scoperta delle bellezze barocche del Val di Noto, ma che è impossibilitato in quanto carente. Le ferrovie sono fondamentali, percorrere 80 km in due ore credo che è da terzo mondo, grazie alla solidarietà di tanti sindaci, al sindaco Abate, così come al sindaco di Ragusa, ma a quelli di Siracusa, perché le ferrovie riteniamo che siano importanti per lo sviluppo di questo territorio. Un'iniziativa che mette chiaramente in luce quanto siamo lontani da standard moderni di infrastrutture, mentre nel resto del paese si parla di TAV o di collegamenti veloci, qui siamo ancora a livello di terzo mondo. Aumentare i posti sui treni, camminare più spediti e ridurre l'inquinamento, perché le macchine producono inquinamento. Un fatto importante, il governo dà il contributo per le macchine elettriche e non fa camminare i treni. A sottolineare la valenza per i territori il sindaco di Modica, Ignazio Abate. Un'opportunità di crescita specialmente per comunicare e mettere in comunicazione quelle che sono le eccellenze turistiche del nostro sud-est, in questo caso vengono ad essere mortificate dal fatto che non abbiamo strutture adeguate che possono essere utilizzate dai turisti che vengono nel nostro territorio. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca. Non tralasciano nessuna pista i carabinieri di Ragusa che stanno indagando per risalire ai due malviventi che sabato sera hanno brutalmente aggredito un commerciante ragusano, poi lo hanno rapinato portandogli via 14.000 euro. L'uomo è stato avvicinato dai due mentre stava depositando l'incasso nella cassa continua di una banca in via Archimede, dunque a Ragusa Superiore. Vediamo. Un bottino da 14.000 euro, quello portato via da due malviventi che sabato sera intorno alle 21 circa hanno aggredito prima e poi rapinato un commerciante ragusano, titolare di un supermercato. I suoi spostamenti sarebbero stati studiati da tempo dai due malviventi che sabato sera lo hanno aspettato vicino ad una banca della centralissima via Archimede. Lo hanno aggredito impedendogli di depositare la cassetta con dentro i soldi presso la cassa continua. Un sabato sera dunque da dimenticare per il sessantenne ragusano che alla fine della giornata lavorativa andava sempre a depositare l'incasso presso la cassa continua della banca. Una rapina avvenuta in via Archimede in un orario in cui l'arteria è abbastanza frequentata anche dopo la chiusura delle attività commerciali. I due malviventi, secondo i carabinieri, conoscevano bene ormai gli orari e gli spostamenti della vittima. Al momento della rapina indossavano dei caschi, così come ha raccontato il commerciante ai militari dell'arma. Mi hanno spinto e colpito in testa con un oggetto contundente, poi mi hanno strappato la cassetta dalle mani e sono scappati a bordo di uno scooter.
L'uomo, con un'evidente ferita alla testa, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale Giovanni Paolo II. Ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa, guaribile in 10 giorni. Subito dopo le cure è stato dimesso. I carabinieri del Nord e la compagnia di Ragusa non tralasciano nessuna pista. Al vaglio dei militari dell'arma anche le immagini di videosorveglianza della banca, oltre alcuni testimoni che sono arrivati sul posto. I militari dunque stanno raccogliendo tutti gli elementi che possono essere utili al proseguimento delle indagini e all'individuazione degli autori della rapina. E c'è ancora la cronaca. Rischia una sanzione di 40.000 euro un falso dentista scoperto e deferito all'autorità giudiziaria dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa. L'uomo esercitava la falsa professione in un ambulatorio clandestino. Esercitava la professione medica di dentista in un ambulatorio clandestino in pieno centro a Ragusa, ma non aveva nessun titolo per farlo. Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa a scoprire il falso professionista, che non possedeva né titoli accademici né diploma di scuola superiore. Effettuava visite odontoiatriche presso il proprio laboratorio adibito clandestinamente a studio dentistico. I pazienti, spesso ingannati dal falso professionista circa la natura delle proprie effettive competenze, venivano accolti in un locale privo delle più basilari regole igienico-sanitarie, situato al piano strada, che invece era ben dotato di un sistema di videosorveglianza per individuare e neutralizzare possibili controlli. I militari, appurato l'illecito, sono entrati nell'ambulatorio sfruttando un piccolo stratagemma che ha permesso di aggirare le precauzioni prese dal falso dentista, sorprendendolo al lavoro su un paziente. Grazie agli elementi raccolti è stato poi possibile individuare numerosi altri clienti che sono stati rintracciati e ascoltati per acquisire ulteriori informazioni sulla natura delle prestazioni offerte dal falso dentista. Si è così appurato che alcuni pazienti avevano subito dei danni che sono stati poi risarciti dal finto medico. La maggior parte dei pazienti erano anziani e si rivolgevano al falso dentista per ragioni economiche. Al termine dell'attività ispettiva sono stati sequestrati attrezzature professionali, medicinali, tra i quali anche anestetici, antibiotici e presidi medici, che l'odontotecnico utilizzava e che aveva abilmente occultato in un locale adiacente a quello dove effettuava le visite. Al termine delle indagini il falso dentista è stato deferito all'autorità giudiziaria competente per il reato di esercizio abusivo di professione medica. Riscontrate anche imponibili non dichiarate di alcune decine di migliaia di euro. Infatti utilizzava una lavoratrice irregolare che da circa 10 anni prestava la sua collaborazione senza essere assunta. Il falso dentista rischia dunque sanzioni per oltre 40.000 euro. Le Fiamme Gialle tengono a precisare quanto sia pericoloso affidarsi, soprattutto per le prestazioni mediche, a persone non in possesso dell'adeguata formazione e professionalità. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità. Ci sono nuove regole per i manager delle aziende ospedaliere siciliane. La Giunta regionale infatti ha approvato il nuovo schema di contratto che pone delle regole precise per migliorare l'efficienza delle strutture. Snellimento delle liste d'attesa, azioni più severe per contrastare il fenomeno della corruzione in corsia, piena applicazione delle linee guida per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso, ma anche maggiore attenzione per tutte le attività connesse all'assistenza alle persone con disabilità, altrimenti si rischia fino alla decadenza, soprattutto in tema di corruzione. Sono solo alcune delle novità contenute nello schema di contratto dei manager della sanità siciliana, promosso all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e approvato dalla Giunta, che conferisce di direttori generali delle aziende maggiori poteri, ma anche un trattamento economico integrativo variabile a seconda dei target raggiunti. Una decadenza a 24 mesi su uno spettro di più ampie condotte, in realtà ha dei profili di vera innovazione il contratto che abbiamo sottoposto, perché si occupa della gestione dei territori, si occupa della gestione delle cronicità, si occupa di fare funzionare meglio anche il flusso dei finanziamenti e soprattutto stabilisce un principio che non tutte le aziende possono avere gli stessi obiettivi. Di solito accadeva un po' in tutta Italia, quando si danno le schede di obiettivo si dà più o meno delle fotocopie uguali per tutti. Noi abbiamo deciso di dedicare un paio di mesi insieme all'Agenzia Nazionale dei Sistemi Sanitari Regionali e abbiamo determinato una scheda obiettivi che poi sarà la cartina di tornasole per fare una valutazione seria,
oculata e attenta dell'attività di tutti i manager. Assolutamente sì, la gestione delle liste d'attesa è un tema, così come un tema la gestione del sovraffollamento, ovviamente in una valutazione che deve essere quanto più oggettiva possibile. In che senso? Se a un'azienda è dato un finanziamento per migliorare un pronto soccorso anche dal punto di vista strutturale, dobbiamo poter valutare in quanti mesi viene deliberato il progetto, in quanti mesi va a gara, in quanti mesi vengono eseguiti i lavori. Molto spesso dentro questi tempi c'è la capacità di un buon manager o la mancata capacità di un cattivo manager. Andiamo a Catania, dove questa mattina in questura è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici che riguardano i sistemi informativi critici dipendenti dalle aziende e dagli enti del sistema sanitario regionale. Prevenzione e contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto nella loro complessità i sistemi informativi critici dipendenti alle aziende, dagli enti e del sistema sanitario regionale. Questo è lo scopo del protocollo sottoscritto oggi presso la Presidenza della Regione Siciliana a Catania tra l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e dai dirigenti dei compartimenti Polizia Postale delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale ed Orientale, alla presenza del questore di Catania Alberto Francini e dei direttori generali delle varie strutture ospedaliere. La Regione Siciliana diventa dunque, grazie a questo protocollo, punto di riferimento per l'intera rete territoriale sanitaria. La rete ospedaliera gestisce dati sensibili di estrema importanza, occorre apprestare tutti gli strumenti per la migliore ed efficace tutela di questi dati. Noi ci poniamo come punto di riferimento, il protocollo alla fine sancisce già ciò che per legge è stabilito, ma si amplia anche in un altro settore, quello anche della formazione, dell'interscambio di dati. Noi chiaramente riferiremo giornalmente ai responsabili delle strutture informatiche della rete ospedaliera, delle varie aziende ospedaliere, tutte quelle che sono le criticità e gli eventuali problemi di natura informatica che si diffondono quotidianamente. Da Catania ci spostiamo a Ragusa per parlare del progetto dal titolo Mi riscatto per Ragusa. È un progetto che prevede il coinvolgimento di alcuni detenuti della casa circondariale di Ragusa in lavori di pubblica utilità al fine dell'inserimento sociale. Questa mattina proprio al carcere di Ragusa è stata firmata la convenzione tra il direttore della casa circondariale, il comune di Ragusa e la magistratura di sorveglianza. È stata firmata questa mattina la casa circondariale di Ragusa, che vedete alle mie spalle, un'importante convenzione per coinvolgere alcuni detenuti a dei lavori di pubblica utilità per il comune di Ragusa. In particolare si tratterà della cura e del decoro del verde pubblico. A sottoscrivere la convenzione la direttrice della casa circondariale di Ragusa, la dottoressa Giovanna Maltese, l'assessore allo sviluppo di comunità del comune di Ragusa Giovanni Iacono e il magistrato di sorveglianza, la dottoressa Monica Marchionni. Si tratta di un progetto nazionale previsto a livello distrettuale, di cui Ragusa è una delle prime città dopo Roma Rebibbia e Palermo. Mi riscatto per la libertà, il titolo del progetto che a Ragusa assume il titolo Mi riscatto per Ragusa. Concretizza un nuovo modello di inserimento sociale. Inizialmente verranno coinvolti solamente due dei detenuti ammessi al regime del lavoro in esterna, che usciranno dall'istituto sotto la sorveglianza dei amministratori del comune, 5 giorni a settimana, e presteranno servizio a titolo gratuito a favore della collettività, ovviamente in regola e assicurati. La possibilità ai detenuti di uscire fuori, di rendersi partecipi della vita sociale, di reinserirsi socialmente attraverso un'opportunità lavorativa, con il valore aggiunto di provvedere di contribuire al decoro degli spazi verdi, delle aree verdi, dei luoghi pubblici e frequentati dalla cittadinanza. Quindi anche un modo di riscattarsi moralmente. Noi abbiamo subito condiviso questa iniziativa, che è l'iniziativa di utilizzare dei detenuti autorizzati naturalmente dal magistrato di sorveglianza, che era presente anche oggi,
per fare lavori di pubblica utilità. È una forma di riparazione, tra virgolette, del danno che si è recato alla società, alla comunità. E la comunità, attraverso l'inserimento lavorativo, li utilizzeremo i detenuti per il verde, per la pubblica utilità. Attraverso questo è una forma anche di inserimento importante nella società e possono anche dare un messaggio agli altri detenuti, perché usciranno chiaramente coloro che hanno manifestato questa volontà e che quindi già al proprio interno hanno maturato la possibilità e la capacità di reimmettersi nella società in una maniera di coesione, di aiuto, di fiducia tra l'altro tra le persone, che è quello che manca tante volte. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, tra poco. Informare i ragazzi sulle manovre di primo soccorso è lo scopo del progetto Il Cuore di Raffaele, presentato questa mattina a Catania. Ci sarà un cuore che, partendo al liceo Cutelli, arriverà in tutte le scuole che aderiranno al progetto, che si chiama appunto Il Cuore di Raffaele, ossia un'azione di formazione sul primo soccorso rivolta a 25 allievi del liceo classico Mario Cutelli. Raffaele è il giovane recentemente scomparso a Catania a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto sui banchi di scuola. Attraverso dunque questa iniziativa si intende avviare una rete di formazione di istruttori scolastici che coinvolga studenti sopra i 16 anni, docenti e personale ATA, al fine di favorire l'immediato intervento in casi come l'arresto cardiaco o altre emergenze sanitarie, per le quali i primi minuti sono decisivi ai fini della sopravvivenza. Le attività di formazione di primo soccorso si concentreranno su fondamentali manovre salvavita. È nato dalla voglia di un cambiamento culturale e quindi doveva partire per forza dalle scuole. Questo cambiamento significa insegnare ai ragazzi l'importanza del primo soccorso. Consideriamo che quando un cuore si ferma sono necessari 3 minuti, dopo 3 minuti iniziano i danni irreversibili. Quindi è bene sapere cosa si deve fare, non solo teoricamente ma anche praticamente. Oggi alla presentazione del progetto anche il papà di Raffaele. Giusto invece per questo, quello che è accaduto a mio figlio, io cerco e provo, tento di aiutare tranquillamente altri ragazzini, che sia un ragazzino, che sia una persona, ripeto, grande, non ha importanza, purché si abbia la sensibilità, la conoscenza che qualcuno possa sempre aiutare, e questo è importante per noi. E adesso parliamo della cavalcata di San Giuseppe a Scicli, andata in archivio. Sabato sera boom di ascolti per la nostra diretta in Mondovisione. Sentiamo il resoconto della serata di sabato sera in questo servizio. La Torre ha vinto l'edizione 2019 della cavalcata di San Giuseppe. Al gruppo sono andati 367 voti e in più gli è stato assegnato il premio Eleganza. Al secondo posto il gruppo Le Milizie, che ha avuto 347 voti dalla giuria tecnica composta da 6 rappresentanti dei bardatori. Al gruppo Le Milizie però è andato il premio Patriarca, assegnato dalla giuria composta dai giornalisti. Sul podio, al terzo posto, il gruppo Balatelle. Premio migliore testiere invece al gruppo Gurgazzi. Sempre a questo è andato il premio Evoluzione Gruppo. A sfilare anche il gruppo La Fenice 2 e San Giovannuolo, che hanno partecipato però fuori concorso. La sfilata del sabato è stata raccontata in diretta dalle nostre telecamere. Dalle 18 alle 20.30 di sabato Viviana Sammito e Francesco Adamo hanno raccontato tutti i colori della festa del Patriarca. Tante le chiamate ricevute, come altrettanti i messaggi che hanno invaso la diretta Facebook, che è arrivata a contare circa 15.000 contatti. E a questi vanno aggiunti migliaia di accessi al nostro sito www.videomediterraneo.it. Fine settimana intenso per le giornate FAI di primavera, e oggi a Punta Secca, a frazione di Santa Croce Camerina, si sono sfiorate le 2.000 presenze in occasione dell'apertura al pubblico in via del tutto eccezionale del faro di Punta Secca, appunto in occasione del FAI. A far da cicerone gli studenti dell'Istituto Carducci di Comiso.
Un grande successo questo fine settimana per le giornate FAI di primavera in tutta Italia. Sono stati numerosissimi i luoghi aperti in via eccezionale per le visite. In provincia di Ragusa 13 posti, tra cui a Punta Secca, a Torre Scalambri e il Faro, che in via del tutto eccezionale è stato aperto al pubblico. Era bellissimo. Ti è piaciuto? Cosa hai fatto su? Abbiamo fatto tante foto. Hai sentito la spiegazione? Insomma, è interessante. Sì, è molto interessante. Bellissimo, bella vista, bellissima. Lo sa che in via eccezionale è stato aperto al pubblico? Sì, lo so, infatti è un dispiacere che non sia aperto sempre, è un peccato. Molto molto bella. Avete fatto tante foto? Alcune sì, ve la consiglio. A fare da cicerone gli alunni dell'Istituto Carducci di Comiso, che si sono preparati tanto e che hanno fatto anche delle spiegazioni per i turisti in lingua inglese. Abbiamo, diciamo, avendo visto delle statistiche, sappiamo che qui vengono molti turisti anche in inverno, soprattutto tipo dalla Germania, e quindi abbiamo deciso di includere anche una parte in inglese che riassumesse, diciamo, tutti i siti in uno, e così che c'era un cicerone che era praticamente, si trovava al Faro, così da riassumere sia la storia di Torre Scalambri che del Faro. È stato effettivamente, penso sia una cosa abbastanza utile anche per noi ragazzi. È stata una bella esperienza, ci siamo trovati abbastanza bene anche con la preparazione che ci hanno dato i professori, non abbiamo avuto nessuna difficoltà. C'è stata una massiccia partecipazione degli studenti e soprattutto rispetto alle altre perle del nostro territorio, il Faro non è stato mai aperto al pubblico. Proprio così, è un'iniziativa non solo che apre luoghi sconosciuti al pubblico, ai visitatori, ma che dà conoscenza, e questi sono proprio i valori che gli apprendisti Cicerone hanno fatto propri, i valori del FAI. E chiudiamo con una notizia di sport, parliamo di scherma, tre i titoli regionali per la Conad Scherma Modica, Edoardo Aprile nella categoria Maschietti Fioretto, Elvira Sigona nella categoria Ragazze Fioretto e Francesco Spampinato nella categoria Allievi Fioretto. E questo l'esito della terza ed ultima prova del circuito regionale del Gran Premio Giovanissimi Under 14 che si è svolto a Palermo. La prova è stata valida per la qualificazione ai rispettivi campionati italiani e anche, come detto, a laureare i campioni regionali della stagione agonistica 2018-2020. Concludiamo qui questa edizione di MTG, grazie come sempre per averci scelto, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani.